Salve a tutti, con questo piccolo video intendo spiegare come funziona questo fantastico programma per registrare lo schermo che si chiama Simple Screen Recorder. Simple Screen Recorder è questo programma che adesso sto utilizzando e registra il monitor e permette di fare delle relazioni di mappa, commenti di video, commenti di immagini, come voglio, semplicemente utilizzando il monitor come telecamera. Io ci parlo sopra e commento quello che vedo, in questo caso commento addirittura la schermata di questo programma. Però, siccome ci sono state delle richieste in internet per capire come funziona questo Simple Screen Recorder, allora ho pensato di preparare delle schermate che spiegano il funzionamento. Allora, la prima schermata, appena si lancia il programma da audio video, eccolo qui, è questa. Quindi la prima schermata è questa, spero che si veda abbastanza bene. Clicco continua e andiamo a vedere tutte le schermate con le configurazioni. Io non ho salvato nessun profilo, per cui me lo faccio ogni volta: rettangolo fisso o schermo intero o cursore. Io sto usando un rettangolo fisso, ma che in realtà è lo schermo intero perché l'avevo selezionato. Oppure seleziona rettangolo se voglio selezionare una parte, ad esempio da qui a qui, e registrerò solo quella parte. Ecco, da questa immagine potete copiare le configurazioni di questa prima schermata che riguarda il rettangolo di registrazione. Andiamo avanti. E qui ci sono i codec, seconda schermata, i profili di codec audio video che si usano. Ovviamente noi usiamo codec open source, per cui OGG e Teora. Il file finale sarà un file OGG che è tranquillamente preso in pasto da YouTube, e tutte le mie guide sono fatte così. E dopo, se voglio scaricarmelo da YouTube facendo anche delle modifiche su YouTube, mettendo dei cartigli di commento o qualcos'altro, posso poi alla fine scaricarmelo nel formato che voglio. In realtà uso YouTube per fare il convertitore di formato. Adesso continua. Questa è l'anteprima per vedere se registro, e quindi quando io cliccherò avvia registrazione potrò registrare quello che sto facendo in questo momento. Alla fine si dice hai fatto la registrazione, torna alla pagina iniziale. Dunque, per farvi capire, eccolo qui, lui lo sta facendo finché io lo sto preparando. Quindi adesso smetto di commentare, ma se dovessi commentare per esempio questo sito, direi questo è il mio sito dove ci sono delle molti materiali, aprite questo qui e vedrete una mappa e così via. Questa mappa serve per ragionare sui DSA e BS e così. Quindi una vastissima possibilità di utilizzo per questo software. Come avete visto, io agisco sul software, voi vedete il mouse che contemporaneamente mi mette in esposizione le cose di interesse. Di Simple Screen Recorder non posso dire altro perché è tutto qua. Se uno vuole installarsi altri codec potrà farlo, e quindi potrà avere anche i salvataggi in altri formati. Noi andiamo avanti con questi codec open source che risolvono alla grande il lavoro che devono fare. Adesso vi saluto, spero che sia chiaro l'uso di Simple Screen Recorder per tutti quelli che vorranno fare video lezioni, video commenti, video relazioni e metterle a disposizione degli altri o per i propri ragazzi. Buona visione e buona sperimentazione. Francesco Fusillo per le guide di Sodi Linux. Adesso salvo e finisce la registrazione.